Ciao a tutti, bentornati. Oggi voglio parlarvi di una novità di Food Spring. Si chiama Vegan Protein Bread. Allora, io ho provato la protein bread classico. L'adoro perché è ricco di semi, no? Semi di zucca, semi di lino, semi che ti rimangono proprio nella bocca e diventa una vera e propria quasi un pasto in se stesso, no? Perché non è un mangi baby, però insomma capiscimi tu che quando senti queste texture nella bocca mentre stai masticando ti appaga, ok? Almeno appaga a me. E l'altra cosa è che i semi sono importantissimi proprio per la microbioma, perché sono ricchi veramente di oli essenziali e fibre, e le fibre sono prebiotici che ci aiutano a nutrire la microbioma, la microbiota, i nostri probiotici che stanno vivendo nella nostra colon, che ci aiutano con tutto, ci aiutano con il sistema immunitario, con la risposta immunitaria, così non è né troppo attivo né troppo poco attivo, ci aiuta con il metabolismo, ci aiuta addirittura con l'umore, ok? Una sana microbioma riduce la depressione. Tutto dice soltanto dal quello che mi sta nell'intestino? Assolutamente sì. Basta pensare quando siete nervosi, no? Ti gonfia la pancia come un pallone, o no, ok? O per esempio quando c'hai qualche cosa magari che ti stressa, hai disenteria, ok? Siamo molto connessi con il secondo cervello che è il nostro microbioma. Ma andiamo a leggere quello che c'ha dentro, perché essendo vegano so quanto è importante per i miei amici vegani di sapere esattamente di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di proteine, ok? Delle semi di zucca deoliati e tostati, semi di lino, semi di silo macinate, perché il silo è un'importantissima fibra che nutre la microbioma. La fibra, ragazzi, non te posso dire quanto è importante, ok? Farina di mandorle, semi di girasole crudi, semi di grano saraceno, crema tartaro, che è quello bicarbonato di sodio, crema di tartaro è quello che è lievitante del nostro pane, fibra di agrumi, sale marino, ok? Perché stiamo parlando di un pane proteico, ok? Pane proteico, ci abbiamo per 100 grammi di questo pane 36 grammi di proteine, 36 grammi di proteine per 100 grammi di pane, e abbiamo 24 grammi di fibra. Questo vuol dire che qua dentro nel nostro 100 grammi di questo pane ha 390 kilocalorie, che comunque sta abbastanza nella norma, non te la posso dire che è basso calorico, però a volte non è la caloria che stiamo mangiando che è importante, quanto la qualità delle calorie che stiamo mangiando, perché proteine, specialmente post allenamento, sono importantissimi, e le fibre. Le fibre sono scientificamente contestate e comprovate di ridurre l'obesità. Ok, così se abbiamo uno stile di vita obesogenico, vogliamo ridurre e dare il massimo alla nostra forza in palestra, la massima della nostra forza alla tavola, aggiungiamo fibre, e non solo, ma anche resistance starches, che sono gli amidi resistenti, ok? Sono anche loro comprovato di avere la stessa importanza delle fibre per migliorare il metabolismo, e addirittura nei diversi studi scientifici sono riusciti a aiutare i topolini obesi diventare magri. Pensate che è un topolino che è ancora più diciamo modellato, però è molto importante per capire che cosa le fibre e le resistant starches, che sono gli amidi resistenti, possono fare nel nostro corpo. Protein vegan bread, come lo preparo? Perfetto, lo metto in miscuglio dentro la mia ciotola e devo semplicemente aggiungere un liquido. Io in questo caso, essendo pane, io aggiungo semplicemente l'acqua, e dobbiamo aggiungere 200, scusate perché ormai ho bisogno di occhiali, 230 ml, andiamo a fare 230 ml, l'aggiungiamo al nostro protein bread e lo mischieremo. Io ti posso anche aggiungere, se volete renderlo ancora più sano, perché no, andiamo ad aggiungere un po' di curcuma. Ok, io faccio un vegan protein bread con curcuma e peperina, che sono eccellenti per la neurogenesi, sono eccellenti come antinfiammatori per le vostre articolazioni. Se siete sportivi, sicuramente le articolazioni sono sicuramente più sollecitate di una persona normale. Così io potrei sempre, cioè io quando mangio
più che il sapore, guardo sempre quelle che sto mangiando, no? Per questo mi piace mangiare semi, mi piace mangiare tantissimi fibre, tantissime frutta e verdure, vado matta di frutta e verdure, mi piace anche tantissimo le lenticchie, i ceci in ogni forma immaginabile. E poi ogni tanto, 2-3 volte alla settimana, io mangio anche il pesce, scusate vegani, ma io mangio pesce perché hanno notato soltanto mangiando le verdure, io perdevo un po' troppo la massa, devo dire la verità, sul mio corpo, sto parlando per me. Adesso abbiamo mischiato e le istruzioni ci chiedono di lasciare il pane a riposare per 30 minuti. Allora lasciamo il nostro pane a riposare, ok? E poi lo inforneremo insieme. Sono passati 30 minuti, andiamo a creare i nostri pagnottini, ok? Faremo piccoli bocconcini, vogliamo chiamarlo bocconcini? Perché mi piace bocconcini per due motivi, uno perché si cuociono più velocemente e poi danno tipo un piccolo bocconcini di amore, no? Perché quando lo tagli viene sempre buono anche quando lo puoi anche fare a mo' di pagnotta. La verità è che rimane a te la decisione. Facciamo una cosa, per voi io faccio sia bocconcini che pagnotta, così possiamo vedere anche la differenza di consistenza. La cosa bella è che possiamo cuocerla sempre sulla stessa teglia, perché comunque l'impasto rende, diciamo, la quantità giusta secondo me per tre persone, ok? Facciamo anche la pagnotta che la forniamo con le nostre mani. A me piace tanto fare il pane in casa, perché io faccio pane in casa da anni. Ti dà un senso di, non lo so, di soddisfazione psicologico. Ricordate sempre di portare questo pane con te post allenamento, perché abbiamo un momento che si chiama la finestra anabolica, che dura da 15 minuti a un'ora dopo il nostro allenamento, ok? Che ci permette e ci aiuta di avere una risposta maggiore del beneficio dell'allenamento stesso, ipertrofico, ok? Proprio dopo il nostro allenamento. Così l'abbiamo preparato, adesso andiamo a infornare e vediamo come viene il nostro vegan protein bread. Ups, torna al posto tuo. È tornata la mia amica Barbara! Veramente la verità è che non è mai andata via, perché oggi sto cucinando, facendo tanti clip, però questa clip. Allora qui, Barbara, abbiamo il pane proteica vegana, con proteine vegane, così altamente proteica vegana, e abbiamo la pepita e poi abbiamo il pagnotto. Allora andiamo a tagliare il pagnotto. Io ho aggiunto anche, ok, un po' di curcuma per renderlo ancora più sano, ok, così c'è. Il pane? No, non tutto. Non tutto, non tutto. Oh, per carità. Dietetico, però. Dietetico? Non tutto. Ok. E questa è la pepita. Quale? Tutte e due? No, so, l'impasto è uguale. Perché secondo me... È fantastica, Gemini. Non l'ho rubato. Mi ruba da bocca, dalla bocca. Amaro. Perché ho messo curcuma. Ah. La curcola è la mia invenzione, così magari la potevo risparmiare, no, la curcuma. No, è buono, solo che bisognava mangiare allora dopo quello, perché mi rimane un po' più dolce che c'era la banana lì. Cioè, l'unica cosa è che sono due clip diverse, non le metto insieme, non lo sanno. Ok. Però diciamo, perfetto. Ho mangiato prima le torte a carote che ho postato un paio di settimane fa, adesso io sto costringendo di mangiare il pane. È meglio questo che cotto, devo ritornare in forno anche questo, devo cuocere un'altra volta. E la curcuma comunque è un euro, aiuta il cervello. Ci sono cereali? Sì, insieme. Buono. La consistenza. Con tutto questo è Food Spring. Ricordate ragazzi che c'è il mio sconto Food Spring Gil YT da utilizzare quando arrivate alla fine del carrello, così avrete uno sconto di 15% per provare tutti i prodotti di Food Spring, che uno più buono dell'altro e anche per aiutare. Più cotto e più buono. Più cotto e più buono. Allora lo rimetto in forno. Ok. Ciao. Ciao. No, più cotto è più buono.